Allora, siamo in collegamento con la casa circondariale dell'Aquila. L'imputato Messina Denaro Matteo, che è detenuto anche per questa causa, è rinunciante. È assente, mi conferma. Buongiorno. Buongiorno, signor Presidente, dalla casa circondariale dell'Aquila. L'imputato Matteo Messina Denaro, nato a Castelvetrano, Trapani, il 26 aprile 1962, ha rinunciato a presenziare all'udienza odierna. Grazie. Benissimo, grazie a lei. Possiamo chiudere il collegamento con la Grazie, casa buon lavoro, buona circondariale giornata. dell'Aquila. Grazie, buon lavoro a Buona lei. giornata anche a voi, grazie. Allora, è difeso di fiducia dall'avvocato Lorenza Guttadauro. Benissimo. Sì, Che grazie. è assente, mi pare di Sì, comprendere. Presidente, sono stato contattato dall'avvocato Guttadauro, sono l'avvocato Baglio e mi ha conferito, ha detto di mettermi me come sostituto. Quindi lei è sostituto per delegorale. Mettiamo d'ufficio, che forse è meglio. Allora, Comunque ex sono stato articolo contattato. 97 la nomina alla corte. Sono stato. L'avvocato mi ha detto di mettermi in sostituzione, Quindi le ha telefonicamente. conferito oralmente una delega, Sì. avvocato. Quindi è sostituita per delegorale dall'avvocato Salvatore Baglio. Verifichiamo la presenza delle parti civili, le chiama lei Guido, grazie. Sì, scusi Presidente. Allora, Presidente, l'avvocato Giuseppe Crescimanno dovrebbe essere assente, sostituito dall'avvocato Gabriele Vancheri, che è presente. Benissimo, tutte le parti civili rappresentate dall'avvocato Crescimanno sono tutte assenti? Va bene. Avvocato Vincenzo Greco, presente. Le parti civili sono assenti. Avvocato Fabio Repici, è assente. Borsellino Salvatore, mi pare che è assente pure. Avvocato Gabriele Vancheri è presente. Le parti sono tutti assenti. Avvocato Fausto Maria Amato è assente. Brizio Montinaro è assente. Avvocato Maria Luisa Martorana, assente. Brizia Donata Montinaro è assente. Avvocato Michela Soldo, assente. Pega Soldo è sostituita da me, avvocato Gabriele Vancheri. La parte è assente. Avvocato Roberto Avellone, assente. Luisa Fatato, le parti rappresentate dall'avvocato Avellone, c'è nessuno, sono tutti assenti. Avvocato Felice Centinea Cavarretto Mazzoleni, è assente. Le parti civili rappresentate dall'avvocato Cavarretta Mazzoleni, non c'è nessuno, assenti. Avvocato Fabrizio Genco, assente. Le parti civili rappresentate dall'avvocato Genco, non c'è nessuno. Avvocato Giuseppe Ferro, assente. Le parti civili rappresentate dall'avvocato Ferro, non c'è nessuno. Avvocato Marianna Bramati, assente. Parti civili rappresentata dall'avvocato Bramati, tutti assenti. Allora, avvocatura dello distrettuale dello Stato di Caltanissetta, dovrebbe essere presente l'avvocato Giuseppe Laspina. Sì, buongiorno Presidente, buongiorno signori giudici. Siamo presenti oggi sia l'avvocato dello Stato Giuseppe Laspina che l'avvocato Giorgia Ponzoni per le amministrazioni costituite parti civili. E se possiamo dare atto della presenza ai fini della pratica forense, della dottoressa Sofia Vallese e della dottoressa Roberta Fonte, che sono qui Ai fini sedute. della pratica forense, va bene. Le parti Grazie, buongiorno. sono tutti assenti, ovviamente. Avvocato Ettore Barcellona, assente. Comune di Castelvetrano, non c'è nessuno, assente. Avvocato Giuseppe Gandolfo, assente. Associazione antimafia rappresentata dall'avvocato Gandolfo, assente.
Avvocato Francesco Cutraro, assente. Centro Studi e Iniziative Culturali Pio La Torre, rappresentato dall'Avvocato Cutraro, eppure assente. Bene, benissimo. Assente. Allora, il procedimento veniva per la discussione dei difensori dell'imputato. Sì, richieste? Sì, grazie Presidente. L'avvocato di fiducia dell'imputato mi chiedeva di chiedere un termine a difesa, anche perché a quanto pare l'ordinanza di custodia cautelare e la notifica della nomina al difensore è stata fatta questa mattina, se non sbaglio, quindi è venuta a conoscenza di questa nomina questa mattina e mi chiedeva di rappresentare alla Corte la richiesta di un termine a difesa. Allora, l'Avvocato Baglio. Chiede la concessione di un termine a difesa. Rappresentando che la notifica dell'ordinanza cautelare all'imputato e la contestuale nomina del difensore di fiducia è avvenuta in data odierna. Procuratore generale. Sì, Presidente, no, nulla da eccepire sulla richiesta della difesa. Chiedevo la notifica dell'ordinanza, è già stata versata alla Corte, se no la posso portare io, perché è arrivata. Sì, è arrivata. Perfetto. In ufficio. In contemporanea, abbiamo... quindi, benissimo. Procuratore generale. Non si oppone ovviamente alla concessione del termine a difesa. I difensori delle parti civili si rimettono alla Corte, alle valutazioni della Corte. Si rimettono alle valutazioni della Corte. La Corte concede il chiesto termine. Due. E rinvia il procedimento all'udienza del 2 marzo 2023. Guido, verifica la disponibilità dell'aula bunker per il 9, perché il collega il 2 ha un altro impegno presso la sede di provenienza. Allora, scusate, il 9 marzo è il rinvio. 9 marzo 2023. Ora 9:30, stessa aula. Dando un avviso a tutte le parti presenti e disponendo per tale udienza la riattivazione del videocollegamento. Per consentire la partecipazione all'udienza dell'imputato. Quest'udienza è tolta, grazie a tutti, buona giornata.